feel the big depression of always being right. There's no one to ask questions, no one that I can fight. I said to, I wanted to, I wanna argue now. When I meet a fellow, a bull before I start. I was so wise for you and not for you. And I know what you're thinking of. And I know that you want me to. Let me meet your sister, if she's a clever mind. I don't think I'm gonna miss her, 'cause I miss her. Norman anagraficamente ha aperto la notte tra il 31 dicembre 1987 e il 1 gennaio 1988. Dopo lavori convulsi che durarono un paio di mesi, riuscimmo ad aprire proprio in quella notte fatidica, e da lì è iniziata la storia del locale. Il nome del locale ha una storia un po' particolare, che merita un piccolo racconto. Volevamo che il nome raccontasse qualcosa, che ci avesse una storia dietro, perché comunque la nostra idea di locale doveva essere un locale che fosse un po' fuori dai giri abituali, un locale che fosse un po' in periferia, anche un po' clandestino, che rappresentasse un punto di riferimento per tutti quelli che cercavano qualcosa di diverso alla discoteca abituale, al locale di ritrovo abituale. E nel mio ricordo di gioventù, io sono nato a Napoli, negli anni 70, alla fine degli anni 70, in pieno periodo movimentista, alla fine degli anni 70, cominciarono ad apparire sui muri di Napoli delle scritte che avevano la caratteristica di essere firmate da due persone. Uno si firmava Norman e l'altro The President. Erano scritte che raccontavano la quotidianità, però la quotidianità un po' ai limiti della legalità, un po' clandestina, e quindi erano diventate un po' un punto di riferimento per la gioventù un po' ribelle della città. Quando si trattò di trovare il nome per il locale, mi venne questa associazione di idee con questi due personaggi, appunto del mondo underground napoletano, e decidemmo di italianizzare The President, perché lui si firmava così, e divenne così Norman il Presidente. Poi negli anni, anche per abitudine, per semplificare, è diventato più, in maniera più familiare, Norman. Norman il Presidente è un locale, diciamo, fondamentale della mia vita, non soltanto dal punto di vista, per così dire, lavorativo, ma anche proprio sentimentale. Fa parte assolutamente del mio bagaglio culturale, e in qualche modo mi emoziona molto parlarne e ricordarlo. Posso parlare a nome di tutti, è stata un po' la nostra prima esperienza con un ambiente, come dire, del live. Sì, con i live in generale, e con un ambiente un po' controculturale, no? Un posto che non, di cui non ti aspetti resistenza, uno di quei posti dove la gente si aggrega per via della musica, si aggregava purtroppo per via della musica, e senza troppo pensare a come vestirsi, a come comportarsi, era proprio un posto libero. E sono sempre un po' fumosi i ricordi del Norman, in tutti i sensi, perché la serata iniziava già dal backstage, che era un upstage, se sì, che era sopra, sulla casetta sopra, e Emiliano arrivavano gli amici, lo salutavano tutti a bracci, cose, sì, alcol, da fiumi, tutto. Era sempre una festa, Norman è sempre stata una festa sempre per noi, ci abbiamo fatto dei bei concerti, i primi concerti su un palco un pochettino più grande che abbiamo fatto quando c'ero io. Beh, ma poi quando andavamo a suonare al Norman, cioè era andare a suonare. Infatti io suonavi in un posto che suonavi era un club. Cioè, io infatti ho iniziato a suonare proprio per
La prima cosa che avevo pensato, voglio suonare al Norman, non era voglio andare a suonare a San Siro. No, io la prima volta che ho messo su una band era proprio per andare a suonare su quel palco. Sì, anch'io. Era un locale spartano, un vero club, un club di periferia, mi ricordo ancora sta nebbia fuori da Boneggio, sti campi. La primissima cosa che mi ricordo del Norman è che c'era il ristorante a fianco del presidente. E mi ricordo la bellezza di mangiare la pizza e di fronte c'era la discoteca, però quello purtroppo è durato poco, perché sarà stato il 94, penso. E dopo, fortunatamente comunque, quel ristorante è diventato un'altra saletta dove è stata sfruttata sempre per la musica, quindi perfetto. Il Norman rappresentava quell'idea di locale schifoso che però è figo, per dirla nel modo più banale possibile, più semplice possibile, è questo. Ma di quelli che non... a Perugia che c'era solo il Norman, capito? Quell'idea di posto e di ritrovo per tutti quelli che vogliono solo quella cosa. E le canzoni che venivano messe tutte dall'inizio alla fine, senza fare mix o cose varie, era una vera selezione musicale. Lì è stata veramente il primo posto dove io almeno ho fatto un po' tutte le tappe, cioè da avventore a... ubriaco della pista insieme agli amici a tecnico, quindi c'è stata proprio un'escalation, è stato fantastico, cioè quando per la prima volta al fuoco io ho detto posso fare il fonico qui dentro, è stata una roba, vabbè poi ci giravamo perché c'erano i service e queste cose qui, no? Però la dimensione era veramente altissima, cioè, un posto con una carica incredibile. Prima fase di vita del locale è stata abbastanza atipica, perché normalmente un locale nasce con un indirizzo ben preciso, con degli obiettivi ben precisi. Noi in realtà non sapevamo esattamente cosa fare di questo locale. Noi eravamo una mini cooperativa di tre persone che era nata da due esperienze precedenti. Io ero stato tra i fondatori, avevo lavorato in un locale storico che si trovava a Ponte San Giovanni, che si chiamava Suburbia, ed ero il più giovane di quel gruppo. E gli altri miei soci, Gianluca e Massimo, invece venivano da un'esperienza cooperativa nata anche quella sulla scia del movimento della fine degli anni 70, quindi un'esperienza fortemente politicizzata, ma anche fortemente orientata sul sociale, sul recupero di spazi degradati della città. Ci eravamo conosciuti nel corso degli anni, appunto nell'incontro tra queste due esperienze, e avevamo deciso di creare un organismo unico, una realtà unica che portasse avanti l'eredità di quelle due esperienze precedenti. Rispondendo anche a un'esigenza che era stata manifestata dall'amministrazione comunale nel periodo in cui io ho fatto il servizio militare, cioè nel periodo che va dall'inizio dell'86 all'inizio dell'87, io ero stato riavvicinato a Perugia perché avevo fatto domanda per una sorta di servizio civile parallelo, e il compito che mi fu assegnato dal Comune di Perugia fu quello di cercare un nuovo spazio alternativo per i giovani di Perugia. E sembra abbastanza paradossale questa cosa, però mi diedi da fare per cercare questo posto. La ricerca fu lunga, travagliata, e quando stavamo proprio per mollare, Gianluca, il mio socio, trovò questa vecchia balera di periferia, si trovava in uno dei posti meno conosciuti della periferia di Perugia, Boneggio. Perché meno conosciuto? Perché Boneggio
è un vicolo cieco, nel senso che la strada che porta a Boneggio termina lì, termina in campagna, non ha altre vie di uscita. E questa cosa ci sembrava anche bella, perché voleva dire che chi veniva al locale veniva espressamente per venire lì e non di passaggio. Ci sembrava già un buon punto di partenza. In più il locale si prestava perché aveva una conformazione che ci piaceva. Non volevamo creare un unico grande contenitore, volevamo un posto dove la gente potesse trovarsi bene, ascoltando musica, ma anche chiacchierando, stando insieme, bevendo qualcosa o anche vivendo esperienze in parallelo. Il locale infatti aveva due sale più o meno equivalenti come dimensioni. Da un lato c'era la discoteca più tradizionale con un DJ, si ballava, e la musica era una musica a 360 gradi. Io allora avevo deciso di fare un po' il regista della situazione, ero dietro le quinte. Il DJ era Ralph, che per la prima volta aveva deciso di sposare, tra virgolette, un locale. Il primo design, utilizziamo questo termine un po' esagerato, lo feci insieme a Fofo, appunto, per la prima stagione. Realizzammo il locale che era interamente blu, fluorescente, con i graffiti che feci nel fondale sullo spazio predisposto per i live. A quel tempo ero appena uscito dall'Accademia Belle Arti, quindi avevo ancora, diciamo, tecniche artistiche da applicare, sia la grafica, sia i pannelli, sia la progettualità in genere dello spazio, delle scenografie, ripeto, lo progettai insieme a Fabrizio e lo realizzai. Eravamo, appunto, io, Fofo, camerieri, Pignatta, e Vincenzo Viceversa, che suonava ogni tanto anche alla Cugnana, comunque anche lui si occupava di clubbing, era grafico, è ancora grafico, seguiva molto la scena internazionale, una persona molto avanti, insomma, e diede il suo apporto ovviamente anche come DJ, perché in realtà nel Norman che mi ricordo io, i DJ eravamo io e Vincenzo, Viceversa. Non so, Fofo, non so se faceva, Fofo sicuramente faceva qualche serata, ma il sabato penso che eravamo noi. Adesso non mi ricordo, non vorrei dire, non vorrei mancare di perché poi Fofo dopo è diventato il DJ per antonomasia del Norman, nella seconda fase del Norman, che per me è finita abbastanza presto. Mi ricordo che io nell'87 88 ho cominciato a girare l'Italia e l'Europa. Penso di aver dato un certo contributo, insomma, creativo e stilistico in quegli anni. Con Ralph organizzammo i primi party di venerdì, che si chiamavano appunto house party, ed eravamo una ventina, perché più di questi amici non venivano ad ascoltare questa musica, che era abbastanza incomprensibile ancora al tempo. E poi successivamente, grazie a collaborazioni con Ricky L, Sauro Cosimetti, Paolo Di Nola del Devotion di Roma, riusciremmo a costruire degli eventi degni di nota. Ripeto, anche queste furono delle fasi dure e sperimentali, e solo dopo molto tempo siamo riusciti a far apprezzare questo tipo di format. New wave al funky hip hop, nettamente, e passare dal funky hip hop all'house, nettamente. E nel Norman io ho operato questi cambi, è stato il momento in cui c'erano questi cambi. Posso anche ricordare un piacevole esperimento che è durato solo due numeri, perché era molto importante, che fu il Norman Network. Fu un progetto stampa su un modello delle fanzine che servivano poi a diffondere le informazioni musicali, comunque quello che noi volevamo andare a realizzare in ambito musicale, e avevamo anche la fortuna di avere una radio, che era Radio Perugia 1, che nel primo periodo, appunto, dell'apertura del Norman ancora era in auge e ci permetteva di diffondere sia i suoni che andavamo a proporre il sabato sera o semplicemente i gruppi. I più esperti di musica, i più al dentro dell'evoluzione della musica degli ultimi 30 anni, si ricorderanno che la fine degli anni 80 è stata una fase molto
critica per il rock in generale. C'era stata la fine di tutto il movimento nato dal punk nel 77. Il punk si era in qualche modo dissolto, era diventata una semplice moda. Quella che era la new wave successiva al punk aveva avuto un apice nell'81, 82, 83, poi gradualmente aveva iniziato una fase di declino che poi di fatto tra l'87 e l'88 aveva toccato il fondo. In quel momento il rock era rappresentato a livello universale da gruppi come Guns N' Roses, che a nostro parere rappresentavano qualcosa di molto vecchio, oppure gli U2, che però erano diventati un fenomeno planetario, non erano più quelli degli inizi, che erano anche un gruppo pieno di entusiasmo, che poteva anche incontrare il gusto di chi cercava qualcosa di nuovo. Erano diventati in qualche modo un ricambio per i grandi nomi del passato, tipo i Rolling Stones, gli U e via dicendo. Parliamo intorno tra l'89, il 90 e il 91, lì si è consolidato il rapporto che ci avevamo già in essere con Fabrizio, perché lavoravamo entrambi nella stessa radio privata, che era Radio Perugia 1. Io frequentavo il Suburbia, che era il locale di riferimento per chi amava un certo tipo di musica, anche perché poi a Perugia non è che ci fossero tutti questi locali a disposizione, però spesso e volentieri stavamo lì al Suburbia. Poi chiuse il Suburbia con sommo dispiacere di tutti. Considera che il Norman era aperto 3 volte alla settimana. Noi eravamo aperti il giovedì, il venerdì e il sabato. Giovedì facevamo delle serate sperimentali, quindi provavamo a fare serate sui jazz, che magari facevano 20-25 paganti, quindi con tutte le crisi della proprietà, con Gianluca che ci insultava, finché un giovedì cadeva proprio in corrispondenza del mio compleanno, che è il 9 di maggio, con Fabrizio decidemmo di festeggiare il mio compleanno lì al Norman. Logicamente facemmo una serata tutta o quasi tutta dedicata al rock, perché c'erano tutta una serie di amici, una serie di cose, e vedemmo che ebbe un successo particolare, anche perché il Norman in quel periodo c'aveva la caratteristica di essere stato aperto come locale house, non era stato aperto come locale rock. Questo riscoprire la musica rock del giovedì ci ha fatto in breve tempo cambiare idea sul sabato, perché il sabato era più dedicato al ballo e io ero lì anche il sabato, e che un giorno con Fabrizio dicemmo: ma perché non portiamo il rock al sabato sera? E da lì ci fu un'esplosione. C'era qualcosa nell'underground, ma non riuscivamo a percepire, a vedere un movimento vero e proprio. Al contrario, invece, nel mondo si muovevano tante altre cose. C'era l'hip hop, che era diventato un movimento importante, che raccontava veramente la quotidianità, il sociale, anche il disagio giovanile. Ci sembrava molto più rappresentativo di quello che a noi interessava raccontare. C'era tutto un movimento underground nato nel mondo delle discoteche e poi cresciuto parallelamente nei sotterranei di tante città del mondo, che poi sarebbe sfociato nel fenomeno house, ma in quel momento ancora non si chiamava così ed era un fenomeno molto di nicchia. Qualcuno nel mondo, soprattutto un personaggio come Peter Gabriel, aveva sdoganato la world music, la musica del mondo. Per la prima volta imparavamo a conoscere musica di altri paesi che non fossero gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Questo era importante anche per un'apertura mentale, per acquisire nuove conoscenze musicali. Tutto questo in qualche modo ci stava influenzando, però ci stava anche disorientando. Quindi il Norman non aveva un orientamento musicale ben preciso come proposta musicale. Per contro, però, avevamo deciso di improntarlo anche come locale per la musica live, un locale che potesse ospitare musica live. E nei primi 4 anni di vita del locale sono passate delle cose importantissime a livello musicale. Abbiamo avuto grandi gruppi americani come Thin White Rope, i Fadstones, Dinosaur Jr., che per la prima volta in Italia hanno suonato al Norman e non magari a Roma o a Milano. Abbiamo avuto
i primi gruppi del fenomeno acid jazz inglese come James Taylor Quartet, Brand New Avis, K Creative. Abbiamo avuto gruppi europei molto importanti come Minimal Compact, Legendary Pink Dots. Abbiamo avuto gruppi jazz addirittura importantissimi. Steve Coleman, uno dei più importanti rappresentanti del jazz contemporaneo, per la prima volta in Italia ha suonato al Norman. Abbiamo avuto artisti giamaicani come Dennis Brown, Marcia Griffiths, Ijaman Levi, che rappresentavano alcuni dei personaggi più importanti della scena reggae internazionale. Norman, il presidente, che rimane forse una delle esperienze più importanti dal punto di vista di nightclubbing, ma non solo di nightclubbing, anche di cultura musicale in sé, perché poi chiaramente la logica di un club come il Norman era totalmente avulsa dalla logica della discoteca. Normalmente io credo che tutti noi che vivevamo dentro con e per il Norman eravamo tutte persone che non avevano mai avuto esperienze di divertimento in discoteca, ma eravamo tutti appassionati di musica. Questa prima fase della storia del locale si chiude nel 1991 con un evento drammatico che segna un po' tutta la nostra generazione, perché arriva la guerra del Golfo. La guerra del Golfo, per chi la ricorda, è stata la prima guerra raccontata dalla televisione, che era il principale mezzo di comunicazione in quegli anni, e è stato un fenomeno molto significativo, perché per la prima volta noi vivevamo in diretta quello che fino allora avevamo conosciuto solo dai libri di storia e dai racconti dei nostri nonni. Questo comunque era un fatto significativo, cioè chi aveva un po' di testa sulle spalle in quel momento non aveva tanta voglia di divertirsi. Si parlava di quello, la gente si trovava fuori dai locali per parlare di quello, non c'era tempo e voglia di dedicarsi allo svago, al divertimento. E quindi ci fu un momento di crisi abbastanza lungo, un intero anno, forse anche questo fenomeno di guerra, che era una guerra mondiale perché coinvolgeva un po' tutti i paesi, in qualche modo stimolò un fermento culturale nuovo, e io mi resi conto che stava succedendo qualcosa di significativo. Avevamo un riferimento a livello internazionale che ci raccontava quello che avveniva a livello culturale, che era MTV, che per la prima volta era arrivata sui nostri schermi televisivi e ci raccontava, come volevano le case discografiche, ma comunque in maniera abbastanza completa, quello che avveniva nel mondo della musica in quel momento. E in quel momento stava succedendo l'esplosione mondiale dei Nirvana. Il video Smells Like Teen Spirit fu in assoluto il più trasmesso da MTV per tutto l'anno, e credo che abbia generato in tutti quanti la voglia di ballare, di pogare, di distruggere gli strumenti, di salire su un palco, di fare casino, tra virgolette. Ma contemporaneamente in America, in Inghilterra, in tutto il mondo stavano succedendo cose importanti, e per quanto noi non avessimo ancora internet a disposizione, però il fatto di viaggiare molto mi permetteva di cogliere in tempo questi fenomeni significativi. Ricordo una vacanza a Londra da cui tornai con una valigia letteralmente piena di dischi nuovi, come il primo dei Rage Against the Machine, Blood Sugar Sex Magik, The Red Hot Chili Peppers, i primi dischi degli Oasis e The Blur,
Jamiroquai, c'era tantissima roba da riportare al nostro pubblico. La rabbia c'ho in corpo, è dentro da troppo, e vuole uscire, e vuole uscire, e vuole uscire, vuol farsi sentire. Ha detto basta di restare qui dentro, ma agli ostacoli io vado contro. Ha detto basta di restare qui chiusa, la manifesto e non sento scusa, no, non ho paura. Anche in Italia per la prima volta stava nascendo un movimento musicale importante che fu in qualche modo ereditato anche da una situazione di piccola rivoluzione che c'era stata in quell'anno. Erano state occupate tutte le università italiane, era nato un nuovo movimento antagonista che voleva raccontare queste cose ai giovani, al pubblico. Nacquero le cosiddette posse, tutti movimenti musicali, gruppi musicali che attraverso il rap o attraverso generi musicali che fino a quel momento non erano appartenuti alla tradizione musicale italiana, raccontavano le loro storie. E tutto questo noi riuscimmo a riportarlo a Norman in tempo reale. A Norman vennero a suonare in quei due anni praticamente tutti i rappresentanti di quel mondo: Isola Posse, All Stars, Frankie Energy, Africa United, 99 Posse, Sul Sound System e via dicendo. Ritorno appunto da questa vacanza, decisi di dare una sterzata alla musica del Norman, di dare un taglio decisamente improntato a quello che la nuova musica offriva, prevalentemente rock ma non solo. E quella fu la seconda fase della storia del Norman, forse la fase storicamente più creativa, più interessante, che è andata dal 92 al 97-98 circa. L'esperienza del Norman, almeno per quello che riguarda me, è datata 1994-95 più o meno, quindi in un'età abbastanza interessante, e fondamentalmente si andava al Norman per scoprire i singoli che uscivano durante la settimana, perché il Fofo poi il sabato li metteva, insomma faceva girare questi dischi qua. Molti di questi dischi sono stati fondamentali, assolutamente fondamentali. Poi sentiti dentro una discoteca c'hanno proprio un altro tipo di vita. È stata una scuola importantissima. Philip Zero Candy è stato prima di tutto un confronto col tipo di musica che abbiamo iniziato nel 95 io e Francesco, poi piano piano sono sempre riunite, avvicendate più persone che comunque diciamo hanno sempre portato quel tipo di spirito iniziale con cui avevamo iniziato l'esperienza della band, sia di genere musicale sia esperienza di vita proprio come organizzazione della band. E il Norman ha avuto, io penso, un 70% per tutti i tipi di obiettivi, diciamo, che inizialmente potevi crearti quando creavi una band in quei periodi a Perugia. Era anche durante il lavoro sentire anche tutti gli aneddoti del Fofo. Madonna. Che ne so, dice, nel 75 ero lì a Londra a vedere quel concerto, ho conosciuto il tour manager. Sì, sì, sì. Quindi insomma ti calavi proprio dentro una, beh, sì, una realtà insomma surreale, no? Poi dopo durante la serata quel posto era appunto a volte surreale, no? Sì, completamente.
più i muri erano sudati. Sì, 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 più rondavano e più... E più la serata era andata bene. Esatto, più la gente poi si stratava lì, no, vabbè, sui divanetti lì e più... Sì, poi considera, cioè, il fatto che quando abbiamo frequentato noi anche negli anni 90 si fumava dentro i locali. Sì. Quindi c'era una commissione di cose, sì, tra... Sì, disastro, sudore, fumo. Boh, fumo dappertutto. Fondamentalmente, no. Sì, l'idea del Norman era... un locale dentro un garage, cioè io c'ho avuto sempre sto tipo de idea, cioè perché magari, che ne so, facciamo le prove nel garage e il Norman era il garage ancora più grande dove potevi andare quando avevi fatto le prove o comunque ascoltare la musica a volume stratosferico durante i concerti. Io penso che nella carriera da fonico nostra, insomma, nel lavoro, io lì dentro ho sentito i concerti più ad alto volume che io ho mai sentito in vita mia. Praticamente a 20 minuti di macchina tu ritrovavi un club dove potevi condividere un certo tipo di musica, diciamo negli anni, fine anni 90, appunto, come dicevamo, quel tipo di new wave, poi veniva mischiata con i posse, con le musiche alternative che a 360 gradi spaziavano in tutta la possibilità, dal reggae, appunto, ai Sex Pistols, no? Le scalinate del Norman, hanno visto scene eclatanti, bellissime. Chiacchiere, cioè io penso che tantissimi dei gruppi che hanno suonato in Umbria si sono formati all'interno del Norman, tanti. Cioè tanta gente che parlava di c'ho sto progetto, voglio fare sta cosa, e poi suonavano insieme, a me è capitato un sacco di volte. E poi c'era anche sta cosa che da fonici si entrava al Norman in orari in cui non c'era gente, quindi si vedevano le peggio cose. Sì, lo vedevi, a volte lo vedevi di giorno anche. No? Certo. Per quanto la luce non è che faceva, sì, c'era quella porticina, sì, sì, di lato che quando, sì, entrava la luce diceva, ma è di sto colore, sì, questo posto, davvero? No, perché sì, io penso che ho capito il colore del Norman parecchi anni dopo. Bello, poi parlando di band, Norman a noi ci ha dato una spinta fortissima, perché per noi è stato tipo un palco di Norman, soprattutto è stata l'affermazione che potevamo fare qualcosa di più. E se siamo arrivati anche a suonare in posti come Berlino, Londra, Manchester, io penso che la spinta di Fofo, nel modo suo di proporre musica in modo molto sereno, tranquillo, senza dover dimostrare di essere il DJ, con l'umiltà, diciamo, no? Sì, con la sua umiltà, certo, sicuramente quell'ambiente ci ha dato una spinta fortissima. La terza fase della storia del locale inizia anche in questo caso dopo un momento drammatico, doloroso. Il nostro territorio è segnato da un fortissimo terremoto alla fine del 97, e esattamente come era avvenuto con la guerra qualche anno prima, anche quel momento storico segna una fase di passaggio, perché comunque è un momento in cui tutti quanti siamo toccati dal dolore diretto o riflesso, da problemi di varia natura che ci portano a pensare tanto e a non avere voglia di divertirci.
Quindi di fatto l'attività del locale per un periodo si ferma o comunque avviene attraverso organizzazione indiretta di eventi anche con il coinvolgimento di altri soggetti. Però sono proprio queste fasi, questi momenti che mi consentono di conoscere personaggi più giovani di me che hanno voglia di proporre e fare delle cose. E quindi a partire dal 98-99 nasce una nuova fase del locale in cui il locale si apre anche a delle nuove proposte musicali che viaggiano attraverso la musica elettronica, quella più di ricerca, nuovi generi musicali che vengono proposti attraverso anche il reggae, perché a Perugia in quegli anni è nato un movimento reggae legato al reggae molto importante, molto dinamico, e parallelamente anche con le nuove tendenze del rock che arrivano soprattutto dall'Inghilterra in quegli anni. C'è comunque un ricambio generazionale anche a livello proprio di musicisti da proporre, e quindi c'è questa nuova fase che va avanti fino al circa al 2005-2006, in cui davvero c'è molta energia, molto, molto entusiasmo attorno al locale. Walking in the drive, searching cigarettes, five bucks of gas, back again. Night with a suit, day like a junkie. You're my best friend, like a chocolate, like goodness, like walking. I say ho, I say nothing. Why not? That's what I say. Why not? It's just my way. Why not? And you got me, you got me. Ricordo ancora l'assegno mensile di 280.000 lire che il Norman mi dava per mettere i dischi lì, fantastico. E poi da lì niente, partì con la mia, diciamo, esperienza che poi venne totalmente, come dire, ampliata da Fabrizio e da quello che era la situazione all'interno del Norman, perché la prima volta che andai a mettere i dischi lì mi sembra veramente un girone dell'inferno, è proprio un girone dell'inferno, un delirio totale, questa console con la gabbia, perché la gabbia serviva a evitare che gente che protestava per canzoni non a loro congeniali tiravano bicchieri verso la console. Mi ricordo ancora che la prima volta, che erano credo i fine anni 90, 97, giù di lì, mi ricordo ancora la prima volta che quando misi il primo vinile, c'avevo la mano della puntina che tremava così, non riuscivo a beccare lo spazio vuoto dell'inizio, e perché il pubblico era difficile, era tosto, cioè comunque dovevi farti accettare, dovevi starci dentro dal punto di vista musicale. Diciamo che subito è stato un battesimo così nei confronti della vita street di un locale, di un club. Io che venivo da tutt'altre situazioni, comunque sono rimasto un attimino così, un po' folgorato, un po' spaventato, ma alla fine tutta questa per me è stata una scuola, perché lì veramente è stata la prima volta che ho affrontato veramente il mondo del rock, no? Per noi B-Blast, che al Norman ci siamo cresciuti, noi che andavamo, penso, i primi tempi, ne sono sicuro, i primi tempi al Norman ad sentire, ad ascoltare delle band, dei gruppi, sperando un giorno poi di poterci suonare su quel palco. E poi lentamente, dopo più di 10 anni, 15 anni quasi di esperienza musicale insieme, i B-Blast ci sono finiti su quel palco. E non solo una volta, e con enorme soddisfazione. E se dovessi ricordare uno dei live più importanti del Norman, sicuramente quello dell'apertura agli Zoo, che fu veramente una serata a volume altissimo, in cui noi ci siamo proprio messi alla prova con un gruppo del genere fortissimo, e è stata un'esperienza per noi molto importante. E poi il Norman era un posto anche che ti, veramente, a parte l'insegnamento, ma ti trasmetteva tanto. Facevi tardi la sera,
se non volevi entrare potevi rimanere fuori seduto sulle scalette anche al gelo, ma parlavi con 10.000 persone e quindi raccontavi la musica che si ascoltava, magari parlavi con persone anche che non conoscevi, però era sempre, era il Norman, era il Norman, non sapevi che fare, alle 1, alle 2 non avevi voglia di entrare, andavi sulle scalette del Norman, entravi, sentivi il pezzo magari da fuori che ti interessava, ti fiondavi subito dentro e lì nasceva la serata al Norman. Come diceva Gerardo, tutte quelle persone che tu incontravi, era proprio bello ritrovarsi lì, come andare a casa, cioè per noi era proprio un posto di riferimento dove ti sentivi proprio a casa. Mi ricordo ancora quella volta con Caparezza, perché Fofo aveva sempre queste intuizioni geniali di trovare sempre la band prima ancora del successo, poco prima del successo, che fondamentalmente nel mondo underground era da considerarsi già un successo, no? Perché, e mi ricordo ancora quando venne Caparezza, che noi stavamo montando, facevamo soundcheck e gente dal centro già veniva giù con alle 8 iniziavano a venire giù con il taxi, ragazzi, quindi poi fu una serata fantastica, ma tanti altri concerti storici, Subsonica, Usmamò. Tanti concerti molto belli, penso anche ai Sadist, penso al concerto di Marlene Kanz. Poi come esperienza personale con i B-Blast in più serate, una finale invece di Riots of Wave, dove suonammo insieme a un altro gruppo, il GPU, però con un gruppo che si chiamava Looper Revolution, dove vincemmo in quella circostanza, una bellissima, bellissima emozione. Spinto da tutto questo entusiasmo creativo, abbiamo fondato i Frost e Fofo è stato proprio quello, il primo a cui andavano sottoposti i nostri brani, no? Fofo, che ne pensi di questo brano? Cosa ne pensi di quest'altro brano? E mi ricordo che era molto incoraggiante questa cosa, perché nella provincia, diciamo provincia, difficilmente si trovava qualcuno in grado di capire, avere la sensibilità, l'intuizione di capire veramente la potenzialità di un brano. Da lì poi noi siamo partiti con la band, abbiamo fatto con i Frost diversi concerti lì al Norman, è stata sempre un'officina per provare, per smontare, ricomporre, e è stato veramente il primo locale dove ci siamo confrontati con un pubblico. E ricordo anche DJ che suonavano lì al Norman e che poi dopo hanno continuato la loro carriera di DJ tutt'oggi. Ecco, guarda, ne vedo uno in questo momento, non ci posso credere. Parli del diavolo. Ciao, Rick. Eccolo qua. Eccoci. Ecco, per esempio. Buonasera. DJ Gubi. Buonasera. DJ Gubi, che per caso passava a portare i suoi dischi qui al Marla. Al Marla. E quindi, no, guarda, DJ Gubi è stato veramente anche lui il DJ, diciamo, della sala di là. Della sala di là, della esattamente, sala di là. Perché, della Mushroom. Della Mushroom, perché il Norman era composto da due sale, sì, no? La certo. Sala di qua, dove c'era Fofo, il rock, le live band. Esatto. E dall'altro lato c'era la saletta un po' più, diciamo, come dire, più club, più notturna, più tropical. Notturna, più qualsiasi cosa ti veniva in mente potevi fare. Esatto, perché poi c'era, giustamente era differenziata la musica, cioè quella che oggi è musica house, afro, afrobeat, musica del club, tue tre ipotesi, per esempio, anche con Paulino, certo. Loro avevano iniziato anche questo tipo di selezione. Sì, sì, sto percorso qua che poi all'inizio era nato senza Paolo, poi è stato coinvolto Paolo, te anche poi in periodo, sì. C'è venuto. Sì, io mi ricordo infatti. Cominciavamo praticamente all'inizio con della musica veramente d'ascolto quasi, e poi gli anni passavano e evolveva sempre tutto, come era il Norman, insomma, in continua evoluzione. Esatto, io infatti mi ricordo sulla, anche perché potevi veramente tutto. Esprimerti, sì, come sì, volevi, sì, no? Sì, sì, sì. E mi ricordo io che sulla sala di là
quando si mettevano i dischi insieme tutto quanto, avevo computer acceso con Traktor, i due giradischi che giravano, magari giravano a voce a cappella, il CDJ che mandava un'altra roba, e ti accorgevi che tutto andava, la gente ballava tutto. E non sapevi chi faceva cosa. No. E era una cosa veramente magica, anche perché io credo molto nel posto come pregno di magia. Certo, il Norman la magia ce l'ha sempre avuta, esatto. No? Da quando ha aperto anche quando ha chiuso per magia. Esatto. Nell'ultima fase di vita del locale, quella che si è sviluppata dal 2006-2007 in poi, è cambiato un po' anche tutto il mondo attorno a noi. Sono nati in città altri locali che avevano caratteristiche forse più adeguate ad ospitare grandi eventi di musica dal vivo. E in particolare anche la gente, le nuove generazioni, avevano meno necessità o voglia di identificarsi in un qualcosa di preciso a livello musicale, culturale, sociale. Quindi forse era venuto meno il senso comune di un posto di ritrovo che fosse identitario, c'era più voglia di andare dove la sera ti portava, la notte ti portava. E, nonostante questo, comunque il Norman è andato avanti per altri 4-5 anni proponendo ancora delle cose molto interessanti, soprattutto in ambito di musica elettronica, drum and bass, techno, sono venute dei personaggi importantissimi a livello internazionale, anche in ambito reggae, hip hop. Invece a livello di rock si è un po' spento il movimento, è una cosa che comunque rifletteva anche la crisi che il rock in generale stava vivendo a livello internazionale. Comunque devo dire che anche l'ultima fase locale è stata molto interessante, ancora molto piena di elementi innovativi, propositivi. Poi alla fine il declino inevitabile, anche perché comunque si è chiuso un ciclo. Comunque noi gestori cominciavamo ad avere una certa età, e quando il gap, la differenza di età tra te e il pubblico che frequenta il locale è così alta, credo che diventa anche difficile essere un rappresentante credibile di quello che la gente cerca. Io non ho mai voluto essere un impresario o un imprenditore, mi piaceva essere uno del popolo, uno che era insieme alla gente e viveva e rappresentava quello che la gente stava cercando, per cui forse è arrivata la presa d'atto che era il momento di chiudere, di lasciare ad altri l'eredità. Senso d'appartenenza, cioè andavi al Norman con la gente del Norman e la serata che al di là di chi suonava sapevi sempre che era casa tua. Bello di quel posto era quello, quindi è vero, anch'io le prime band che ho avuto, la prima band, l'obiettivo era suoniamo al Norman, riusciamo a suonare al Norman, e le prime volte che ci hanno chiamato, la prima volta è sempre stata un'emozione sempre grande. La prima volta che sono entrato era già forse negli ultimi anni, e
mi è sembrato di entrare in una casa di uno dei protagonisti di Trainspotting, cioè arredamento assurdo, estremo, colori estremi, un po' sgangherato, un po' rovinato, un po' decadente, un po' avanguardistico, quadri, esposizioni, era entrare in un film. Mi ricordo la prima volta che sono entrato al Norman, c'è questo ricordo che mi sono sentito proprio veramente come fosse veramente la famiglia mia, è stato proprio un sentimento proprio di famiglia, d'appartenenza, anche se non conoscevo nessuno, anche se ero un ragazzino piccolo, però venivo da una provincia, era parecchio dura, per cui il Norman è stato la prima volta che ho capito che c'era qualcosa di diverso. Però se c'entrava un newyorkese a luna di notte, lì dentro bendato, poteva tranquillamente dire sto a New York, non sto a Boneggio, San Fortunato della Collina. Stavi in un posto che, no? Sì. Cioè, dico, una sciocchezza? No, era il nostro CBGB. C'era gente vestita come te, che la pensava come te, quindi questa era una cosa magica, secondo me. Ora la chiamerebbero una community, però era quello. Infatti, al di là di chi suonasse o meno, tu andavi al Norman sempre, a prescindere, a qualsiasi ora, e è stata, e penso tanti di noi, insomma, ci hanno avuto amori al Norman. Sì. Serate incredibili, serate invece più riflessive, momenti di tristezza in cui stavi da solo su quei divanetti e pensavi che cazzo sto a fare la vita, e altri momenti che perdevi la testa, completamente ballavi, pogavi. Norman è stato un insieme proprio di cose che andava al di là della musica e della discoteca. Mi ricordo tutte le volte che sono stato suonando Norman, e ci ho suonato tantissime volte, sia con loro che con i miei vecchi gruppi, erano le chiacchierate col fuoco prima del concerto. Perché con lui veramente ci stavi le ore, ti raccontava che era stato a vedere Joy Division, che era stato a Londra al periodo del punk, cioè tutti questi aneddoti qua sono stati veramente belli. E la cabina di Jay con la gabbia. Sì. Ma il Fofo è un'istituzione. La cosa bella era anche la strada che facevi, la strada che ti portava al Norma, che era tutta boscaia, neanche te ne rendevi conto dove andavi a finire, sembrava quasi che ti portava su, era un po' linciana come situazione, andavi su sto bosco, e poi a un certo punto anche quello era bello, l'emozione che tu ci avevi quando raggiungevi il posto, perché poi lui è della città, ma noi siamo della provincia, quindi l'emozione che tu raggiungevi, San Fortunato, io ancora non ricordo, il parcheggio di Breccia, arrivavi, mettevi lo stereo a palla, prima di entrare si avvicinava la gente che diceva che pezzo è, bevevi un altro po', poi entravi, era tutta proprio... Era una cosa che adesso è una dimensione transumanza. Sì, era una dimensione che adesso fondamentalmente non c'è più, non lo so. Chi ha vissuto realmente il Norman sarà sempre legato, cercherà sempre il Norman negli altri locali. Sì, è vero, questo è vero, è il termine di paragone, è come il sugo della mamma. Sì, sì, cioè, il Norman è come il sugo della mamma, sì, c'era il Norman è il sugo della mamma. No, nel senso, questa è buona, è il tuo standard, no? Sembra stupido, però poi sarà che uno ci va in anni fondamentali, durante il liceo, quando uno cresce, primi anni dell'università, in quella fase, anche dopo, però soprattutto... Una grande fortuna che ci è capitata è che un po' tutti ci siamo entrati in età formativa. In età formativa, nell'età giusta, no? Io mi ricordo appunto uno dei primi concerti che ci ho fatto, ci ho fatto il concerto perché non ci potevo entrare probabilmente in altro modo ai tempi, e avevo una cosa come, penso 12-13 anni, perché suonavo con la band con mio fratello, con Jacopo, tutta gente comunque sia molto più grande di me. E quindi, da lì in poi, io ho sempre pensato a quel posto come un modo di vedere la musica, no? Come un punto di arrivo, o comunque sia un luogo dove, ok, questa è una musica che a me piace, sì, mi piace, allora voglio andare lì, voglio vedere cosa fanno lì, voglio approfondire tutto il mondo che era dietro al Norman, perché c'era un mondo musicale enorme, no? Forse è stato il primo posto, per quanto mi riguarda, in cui ho provato quella sensazione, quel senso sono fico, perché posto giusto. Sì, perché ci andavo prima a vedere i concerti delle band che mi piacevano, e andavo a vedere i concerti e poi dopo ci suonavo.
Esatto. E quindi per la prima volta forse mi è capitata quella cosa del vado a suonare su un posto fico, quindi sono un po' fico. E è bello pensare appunto al fatto che poi il Norman stesso, se ci pensi con occhi attuali, no? Con l'occhio di colui che vive nel 2017, in realtà non era fico, era semplicemente un posto fuori di testa, nel senso soffitto bassissimo, tutti facevano il cazzo che gli pareva, se la band spaccava allora tutti erano sopra il palco a cantare quella band, cioè era un posto che se tu ci pensi era il contrario del fico, no? Non c'era la luce bellissima, il mega faro da 3 milioni di euro, non c'era il... Non era il super club, il magari, sì, esatto. però lo era in un certo senso. Lo era per il terzo posto, perché appunto proprio era tutta purezza, era istintività. Ci abbiamo visto tante band, io penso a One Dimensional Man, penso a... che concerto? Caparezza, i ministri, e poi mi ricordo tipo un'altra cosa bella, era proprio del Norman, che io ce l'ho stampata nel cervello, era l'arrivo sulle scalette in discesa del Norman. Ah, sì. Dove tu ci mettevi 27 ore per entrare, perché erano tutti... Creava una calca infinita con quell'ingresso, con... No, ma quella gente stava lì, chiacchierava, si conosceva, era un ambiente, era un locale che parlava di te, capito? Sì. Ci ha dato per la prima volta un senso di crescita, e infatti ci abbiamo fatto il release party del nostro primo disco, che era Cavalli. E abbiamo fatto il nostro primo concerto vero, tra l'altro. Ah, non solo, ci abbiamo anche fatto il primo concerto, per dirne una, di spalla alla tribute band dei Guns N' Roses. Il nostro primo concerto, gennaio indimenticabile. 2009, mi sa. Gennaio 2009. Era gennaio 2009? Rivedevamo le foto l'altro giorno. Tutto questo, la cosa bella era che ovviamente c'era la caccia al fuoco, perché ognuno aveva le proprie band, no? Quindi noi, che ne so, io coi Farters, io e Jacopo andavamo sempre a chiedere ci fai suonare, oppure coi Benders, io ho detto ci fai suonare gli Stunners, un altro, tutti Erz, e tutti chiedevamo di poter andare a suonare, quindi dopo un po' lui ha iniziato anche a fidarsi, dice vabbè dai, proviamoci. Quindi gli ho detto guarda, ci abbiamo una band nuova, si chiamano Fast Animals and Slow Kids. Ci ha detto, probabilmente immagino che ci abbia detto qualcosa tipo che nome di merda, però dopo ha detto vabbè suonate, senza averci mai sentito. E anche questo era un altro punto a favore di un posto come Norman, tu avevi la possibilità di suonare. E poi ci sono state anche altre serate importantissime per la storia nostra lì, perché è il posto in cui abbiamo conosciuto gli Zan Circus, che poi ci hanno prodotto il primo disco, sempre perché gli abbiamo aperto un concerto. Non solo noi, è il posto dove abbiamo vinto Italian Wave. Madonna ragazzi, è proprio tutto lì è successo. No, lui sugli aneddoti è fortissimo. No, per noi effettivamente ha detto tanto, ma anche quella cosa lì degli Zan Circus, no? Che io mi ricordo che quella sera non ci avevano un po' cacato di pezzo, nel senso poco. E allora io mi ero sempre chiesto, ma chissà se gli siamo piaciuti oppure no. Fatto sta che la volta dopo che ci siamo incontrati era per Italia Wave, non mi ricordo. No, l'ho incontrato io. L'avevo incontrato io. Fu un altro concerto a Città della Pieve. Ha incontrato il bassista degli Zen Circus e lui la prima cosa che gli ha detto, oh, tu suonavi con quella band dove ci siamo incontrati al Norman. Cioè, quindi gli eravamo rimasti in testa. E da lì in poi ci siamo rincontrati un altro paio di volte in situazioni casuali, e alla fine hanno detto bene, questi sono fichi, però ci hanno visto a Norman. Vieni con me, che parole come queste sono banalissime. Forse convieni con me, che la banalità di un testo d'amore è solo paragonabile ad un testo politico. Cazzo, punto, punto. Senza lei. Tutto adesso noi sappiamo da dove veniamo, e veniamo dal Norman.
Io mi ricordo benissimo del Norman. Tu ti ricordi benissimo del Norman? Io mi ricordo mille cose assurde del Norman. Ci credo, era un posto fico dove andammo sempre. Soprattutto era l'unico posto che ci faceva suonare. Quando mangiavamo le carote dentro a sgabuzzo. Quello era prima, quello era prima, in mezzo alle cimici e ai documenti del fuoco. Degli anni passati. Comunque, io la prima volta che abbiamo suonato al Norman era o il 2008 o il 2009, era una cosa del genere. Beh, io me lo ricordo, però ringrazio che l'hai fatto, insomma. E faceva tutto schifo, la batteria era rotta, le cose non andavano. Perché tu stai ogni volta, ogni volta che andavamo al Norman ci mettevamo quelle 2-3 ore solo per trovarlo, perché non ho mai capito questa. Solo per trovare le cose. E forse era l'unico locale all'epoca, quando insomma quando ci abbiamo suonato le prime volte, che ancora sembrasse il locale, che almeno a noi sembrava un vero locale dove suonare. Forse era l'unico all'epoca. Era un posto fico, dai, ci siamo divertiti un sacco. Era, come ti posso dire, le prime cazzate le avevamo fatte lì. La prima rissa, mi ricordo, un vecchio ubriaco mi ha dato un ceffone in faccia e sono andato a terra subito. La prima e ultima, oltretutto. Comunque sì, al Norman è stato il primo locale dove io sono uscito come se andavo in discoteca. Te lo giuro, il primo posto dove sono andato, avevo tipo 14 anni, mi ci avevano portato amici più grandi, era al Norman. Io sono entrato lì dentro come se entrassi chissà dove, dentro una discoteca X, e la gente era, cioè, era chissà dove effettivamente. E io una volta sono entrato, uno mi ha vomitato addosso subito, appena arrivato. Non mi ricordo quando, però so chi è e non lo dico. Ma l'ho scoperto dopo. Voglio dire, c'è passato un sacco di tempo e tuttora non lo so raggiungere, ma tanto purtroppo non c'è più. Ma in ogni caso, parlando di come c'è insonato, di quel che è incombinato lì dentro, perché ci ha dato libertà assoluta. Lì dentro ci abbiamo fatto uno dei concerti migliori, anzi, ci abbiamo fatto il live migliore. Qui lo abbiamo salotto in ginocchio. Nel 2010. E ogni tanto ti facevo vedere comunque sia gruppi che altrimenti non avresti visto, che guarda un po' erano quelli che ci piacevano da noi. Senza il Norman sì. Non c'è più la scrematura tra persone a cui piace un certo tipo di musica e altre. Perciò, come fa a non mancarne? È normale. In tutto questo tempo ho cercato di togliermi tutte le soddisfazioni che potevo, anche se qualche rimpianto mi è rimasto, perché non sempre è stato possibile fare quello che avrei voluto. In particolare ricordo tre occasioni in cui un po' mi è dispiaciuto, soprattutto per come sono andate le cose poi successivamente. La prima volta, credo che la ricordino in molti, è stato quando avrebbero potuto venire al Norman in Nirvana, ma quelli veri. Poi negli anni ci siamo rifatti con un paio di cover band molto valide, ma in Nirvana veri, nell'autunno del 1991, potevano venire al Norman, avevamo una data opzionata. Poi però l'agenzia ha deciso diversamente, il management americano ha deciso diversamente, perché l'uscita di Nevermind e la sua esplosione a livello mondiale avevano cambiato un pochino le dinamiche attorno al gruppo, per cui si preferì toccare tre città del nord Italia e Roma piuttosto che venire a Perugia, che molti non sapevano nemmeno dove si trovasse. E la stessa cosa avvenne negli anni successivi per altri due gruppi che poi sarebbero esplosi a livello mondiale. Il primo furono i Blur. I Blur, ai tempi del secondo album, vennero a suonare in Italia, però Perugia era un po' troppo a sud per le loro esigenze di spostamento e quindi a un certo punto fu annullata l'opzione. E l'ultima furono gli Scancanensi, stesso motivo, era il 93, decisero di non scendere così a sud, si fermarono sempre in Emilia-Romagna. E questo è stato sempre un po' il limite di Perugia, anche perché negli anni d'oro del Norman Roma non rappresentava un obiettivo importante per i promoter internazionali, perché aveva perso un po' di appeal, non c'erano locali di interesse, e il fatto che Roma non rappresentasse un luogo di interesse faceva sì che anche Perugia, che si trovava a metà strada, non rappresentasse un obiettivo interessante. Il massimo dove potevano arrivare erano Bologna o Cesena perché rappresentava la riviera adriatica, che molti inglesi soprattutto conoscevano come il luogo della novità, delle nuove tendenze. Bologna perché comunque una città tradizionalmente universitaria con moltissimi giovani, era sempre stata un po' una meta d'arrivo. La stessa Firenze soffrì dei problemi che ha avuto Perugia, e probabilmente Firenze negli anni non ha avuto gli stessi concerti che è riuscita ad avere Perugia. Quindi
questi qualche piccolo rimpianto ce l'ho, però in generale direi che a Norman siamo riusciti a portare tutte le cose che abbiamo voluto portare in tutti questi anni. She's coming back. She's coming back. She's coming back and I roll a cigarette in the church of rock and roll. In the church of rock and roll. All the people shaking and I look at the crowd. All the people shaking and I see her sola sola. Everybody's moving and she stays on the ground. Everybody's crazy but she wants another soul. You won't tell me. You won't tell me at all. You won't tell me. You can say what you say and it's nothing at all. She's coming back. She's coming back. She's coming back and I'll roll a cigarette in the church of rock and roll. Quello che però mi piace sottolineare è il fatto che per quasi 30 anni di vita il Norman ha avuto sempre un filo conduttore, una specie di missione che ha portato avanti nel tempo, che è quello di diventare un punto di riferimento per quelli che in città e nel territorio circostante avevano qualcosa da proporre a livello artistico. Lo ha fatto principalmente in ambito musicale perché fin dall'inizio è stato sempre un palcoscenico a disposizione per chi voleva suonare. Lo ha fatto anche in ambito artistico perché soprattutto nei primi anni di vita il Norman ha dato spazio a realtà teatrali di avanguardia, ha dato spazio al cabaret, ha dato spazio anche a artisti creativi, creatori di immagini. È stato sempre un punto di riferimento per chi aveva qualcosa da dire e non aveva uno spazio dove proporlo. Però in particolare credo che per i gruppi musicali ha rappresentato una casa. Credo che veramente tutti i gruppi musicali nati a Perugia dall'87-88 in poi siano riusciti a suonare almeno una volta al Norman e tutti i DJ che sono diventati tali in quell'epoca hanno avuto la possibilità di suonare almeno una volta lì. È stata una casa e un punto di riferimento, questo forse è il motivo per cui ancora la gente si sente molto legata al ricordo del locale.